È stata una reazione un po' così, mi è sembrato un po' esagerato, insomma, a rigori così se si fischiano sempre ce ne sarebbero 100 a partita, insomma, però io non parlo degli arbitri, è stato, probabilmente ho sbagliato io, magari c'era, non lo so, però c'è qualcosa che oggi non mi è andata giù. Più che l'attaccante, probabilmente ci mancano tanti giocatori infortunati in questo momento e pesano tantissimo. Pesano nelle scelte iniziali, pesano nei cambi, pesa in tutto. Abbiamo dominato una partita per 90 minuti e abbiamo perso 3-1. Questa è la solita solfa, nel senso che certamente non meritavamo di perdere. L'Udinese ha fatto 3 tiri in porta, 2 rigori. Ha giocato, ha vinto con merito alla fine, perché chi vince ha sempre ragione, però io sono come al solito contento per la prestazione e scontento perché, molto scontento alla fine perché, come ci capita spesso, non subiamo la bravura delle giocate degli avversari quando ci fanno gol, ma praticamente li regaliamo noi. E questa cosa. A questa cosa dobbiamo dare una sterzata. In Serie A, quando si commettono errori così evidenti, si pagano e si paga dazio, Infatti l'ho perché detto. purtroppo gli elogi non portano a nessuna parte. Sì, così nel complesso si è visto un Pescara vivo, organizzato, però certi errori in Serie A si pagano. Ma infatti io ho detto che l'Udinese ha vinto con merito perché chi vince ha sempre ragione. Noi abbiamo fatto una buona partita e sono arrabbiato perché giochiamo. Non volevo parlare dell'Udinese, volevo parlare della sua squadra. Io sto dicendo che abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo perso perché evidentemente sbagliamo delle cose e dobbiamo migliorare. Cioè, non è che sto facendo autocritica, non è che mi sto facendo i complimenti da solo, perché ovviamente dei complimenti non me ne faccio nulla. Però io sono consapevole e sono convinto che l'unica via per poter raggiungere una salvezza è il gioco, perché noi non siamo una squadra come l'Udinese, capace di fare a sportellate per 90 minuti, perché non abbiamo quelle caratteristiche e quindi non possiamo farlo. E l'unica nostra via è il gioco. Seconda cosa, così almeno lo diciamo una volta per tutte, io non è che posso andare a dire alla mia squadra giochiamo male così vinciamo. Noi dobbiamo cercare di giocare bene per poter vincere, perché chi gioca bene, magari, se giochi bene, magari hai più probabilità di costruire qualcosa e magari di poter vincere la partita. Quindi, io non è che inculco la mia squadra la mentalità di dover giocare bene a tutti i costi e non me ne frega niente del risultato, non è così. Io gioco bene per cercare di vincere. E poi a volte succede e a volte no. È successo poco quest'anno, ma succederà. Scusi, ma io non metto in dubbio queste robe qua. Sì. Lei fa bene, perché bisogna cercare di vincere tutte le partite, perché anche per una questione di mentalità. Però Sì. voglio dire, certi marchiani errori vanificano una bella presa, questo volevo dire. Capito? E io sono arrabbiato per questo. Infatti, prima ho sottolineato il fatto che non subiamo grandi giocate da parte delle altre squadre, ma i gol ce li facciamo da soli. Cioè, più chiaro di così, che devo fare? Cioè, non abbiamo trovato squadre che con azioni dirompenti ci hanno travolto. No, non ce ne sono state, e neanche oggi. Oggi c'è stata una squadra più solida di noi, più cinica di noi, più fisica di noi, che ha trovato 3 gol sui nostri 3 errori.